Dopo San Pio X, Bertesinella, San Lazzaro, la telecamera di Rete Veneta è approdata tra Laghetto e Polegge, qualche chilometro dal centro di Vicenza, quartieri residenziali immersi nel verde, eppure anche qui i problemi non mancano. Anche qui, come negli altri quartieri, la questione sicurezza legata all'immigrazione rimane un tema centrale. Non è possibile che i miei figli, le ragazze giovani, escano per strada anche di giorno e abbiano paura. Non è tollerabile un'indecenza del genere. Quindi chiede cosa? La gente deve muoversi nel quartiere, nelle strade, con assoluta sicurezza e tranquillità. Non posso essere fermato da una persona che mi dice che quello è il territorio suo. Siamo lungo la strada Marosticana, i due quartieri vi si sviluppano ai lati e la viabilità diventa l'altra grande priorità. Io vivo in Inghilterra, là non ho una macchina, però mi muovo a piedi dappertutto e invece qui quando torno è una difficoltà impressionante. Ieri tipo volevo andare in piscina e io se non ho la macchina non riesco ad andare perché devo attraversare le statali e tutto. Ho detto bisogna che... Mi piacerebbe che facessero dei sottopassaggi o dei sovrapassaggi che la gente può muoversi a piedi senza rischiare di morire per strada perché poi la gente corre un sacco. Entriamo in quartiere e scopriamo che di richieste pressanti ve ne sono anche molte altre. Qua in quartiere, oddio. Forse i marciapiedi ancora, perché ci sono parecchi marciapiedi, sono proprio possibile fatica andare con i passeggini e via dicendo. Se viene verso l'asilo e sarei da mettere a posto qualcosa in strada, ma dopo. Però magari buche e roba del genere. Sì, questo è l'ordine del giorno, no? Una posta, la posta, e manca quella perché bisogna che andiamo Dove dovete andare? a San Bortolo. Che non così, come si dice, non così neanche a parcheggio a mettere, Appunto. capito?